Salve a tutti ragazzi e bentornati su qui su server 2 con Minecraft, l'avete visto. E il mio mondo che si chiama come me, Nicola Palmieri. E cosa fare? Beh, in realtà ho letto un sacco di vostri commenti e mi avete aiutato. Primo, la bussola segna lo spawn point nell'hardcore, non lo sapevo. Ma noi ci costruiremo una mappa grazie al mio impianto. Al mio impianto, dicevo, di sta roba qua. Che c'è lì? Uno scheletro. Ah, tanto non mi puoi sparare. Il bello è che sei in mezzo all'acqua e quindi non... Oh no, sono 16, sì, mi l'ho presi. Ah, ma è giorno, non mi puoi sparare, merdo. Ma tu guarda sto maledetto, guarda. Ok. Dobbiamo rasare l'albero. In questo modo Le mie canne da zucchero si evolveranno e diventeranno carta. Perché? Perché la carta mi serve. Oh, perché mi serve? Perché dobbiamo fare la mappa. Adesso andiamo su e costruiamo tutto. Eccose qua. Allora, in questo modo dovremmo costruire della carta. Perfetto. Ma me ne costruisco 64, te. Perché mi avete detto, e vediamo se è vero, se prendo la bussola e faccio questa... Oh, la mappa! Mappa vuota. Perché è vuota? Perché la devo riempire? È la prima volta che utilizzo la mappa. Oh, ecco. Ma è fantastica sta cosa. E adesso dove sono io? Ah, ti dice dove sono io. Ma ragazzi, ma... Siamo proprio in un nuovo periodo della vita, proprio. Si può anche girare, ma è fantastica sta cosa. Ok, l'ultimo gameplay stavo correndo un pericolo veramente grosso. Il pericolo di vita. In effetti mi è andata molto molto bene. Non mi piace l'orto qui davanti. Dobbiamo trovare un nuovo posto per fare l'orto, Non mi piace. E dobbiamo soprattutto risistemare tutta questa zona. Quindi io direi che questo gameplay lo utilizzeremo per risistemare questa zona qui. Fare una bella passeggiata che mi porta alle varie gabbie. Oh, è già cresciuto. Brava pecora, vediamo se ti innamori. Vai, copulate anche voi. Quindi mi costruisco una piattaforma fatta un po' meglio. E un altro paio di recinti qui. Che dite? Mi avete detto un sacco di cose, in effetti, e vi devo ringraziare. Perché alcune non me le ricordavo proprio. Cioè, alcune non le sapevo. Altre non me le ricordavo perché non giocando da tempo a Minecraft... non è facilissimo tornare a capire alcune dinamiche di gioco. Ad ogni modo, risistemiamo sto inventario, non si capisce niente. E poi iniziamo a fare tutto. Non ho risistemato l'inventario perché ho trovato la terra. E che ci faccio con la terra? Ci riempio sto posto qui. Assolutamente. Sto pensando di costruire una trappola per mob. Ma dobbiamo capire bene come muoverci. Anche perché è la prima volta che la costruisco questa trappola. Quindi bisogna calcolare tutte le cose per benino. Magari la faccio male. In linea di massima i mob dovrebbero salire. Devono trovare un po' di spazio per salire. Come salgono i mob? Salgono da qui. Così. In questo modo. Poi qui non possono più andare. Perché ci metterò... tipo un cancello. E si troveranno ad andare per forza da questa parte. Quindi possono salire di qui e anch'io potrò salire di qui. Arriveranno in questa zona. Perché penseranno: ah, io devo andare di qua e quindi vado qui giù. E poi rimangono secchi. Esattamente come me in questo momento. La nostra casa, come vi ho detto, verrà qui sopra e sarà molto più grande di questa, ma non so quando costruirla. Per adesso, diciamo che ci accontentiamo del nostro bugigattolo e andiamo a dormire, così i mostri non arrivano. È una bellissima giornata e noi continuiamo a costruire trappole.
Cari ragazzi, ci siamo. La mia trappola è quasi terminata. In effetti non è una trappola. Sì, è una trappola. Cioè, non c'è altro modo per chiamare questa cosa se non trappola di Redez. È un fossato. Ops, si è rotto. È un fossato che ha uno scopo ben preciso. Ed è quello di portarmi i mostri. Allora, vedete, il mostro sale da qua o da ovunque lui voglia salire, perché gli diamo la possibilità di salire dappertutto. Poi arriva qui e cade. E allora che fa? Si fa tutto il giro della casa. Questo lo chiudiamo. Lo chiudiamo. Chiudiamo, 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 chiudiamo tutto. Allora, il mostro, dicevamo, arriva qui e non sa che fare, quindi continua. Perché il mostro è ignorante. Continua ad andare fino a qui. Arriva da questa parte e fa ops e cade giù. Una volta che è caduto giù, noi lo andremo a recuperare qui, dove piazzeremo una porta. In questo modo il mostro sarà bello che intrappolato. Cari ragazzi, è la vita questa cosa qui. È proprio la vita. Ecco qui, un cancelletto. E questo cancelletto, ops. Vabbè, sai che è? Ce ne mettiamo veramente due di cancelletti, va. Che questo, che non so se... Doppio cancelletto, così siamo sicuri. Pratica, vediamo se realmente arrivano a essere così intelligenti questi mostri, eh. Intanto puliamo anche gli alberi, in modo che non possano nemmeno saltare se lo vogliono. Sta arrivando la notte. Intanto vediamo un po' come siamo messi con il grano. Guardate quanto bel grano che ho prodotto. Tutto made in Redez. Oh, accoppiatevi, copulatevi. Chissà se uscirà una pecora bianca da tutte queste pecore nere. Non lo so, vedremo. Comunque posso dire in tranquillità di essere al sicuro. E di poter uccidere anche qualche pecora. Fra un po'. Tanto le facciamo crescere. E il nostro campo va alla perfezione. C'è ancora... Hanno ancora modo di entrare i mostri, eh? Però se arrivano qui a noi non ci interessa, perché poi cadono nel fossato. Il fossato poi farò tutto un giro nella casa, quindi me lo riporterà sempre da questa parte dove ci sono i cancelletti. Perfettamente. Tutto perfetto. Tutto molto perfetto. Mi avete anche detto come fare il vetro colorato, finalmente. Si prende il vetro. Si prende il colore, facciamo rosso. Paura che salga qualcuno davvero tanto. Anche se non può. E poi se lo mettiamo in me. Fantastico. Il vetro rosso. E poi mi avete detto, Redez, guarda che stai facendo una puttanata. Perché si possono fare le piastre di vetro. Come si fanno le piastre di vetro? Non lo so, mi avete detto 6 vetro. Servono 6 vetro. 6 vetro. Non so come si faccia. Ah. E quindi io non lo so come si fa, ma lo impareremo presto. Ok, non so come si fa il vetro colorato. Che è una strega quella? Lasciamola lì dov'è. Oh, oh, vediamo un attimino se funziona la mia trappola, ragazzi. Ma è fantastica, la mia trappola funziona. Abbiamo una trappola per mostri. Nessuno salirà qui. Andiamo a dormire. Aha. Sei morto. Aha. Perfetto. Beh, devo dire che la mia trappola funziona egregiamente. Avete visto? Huh? Fantastic. E adesso... Oh merda, 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 creeper! Dove cazzo era? Vabbè, va migliorata la mia trappola. Però diciamo che... siamo al sicuro. Sì, più o meno.
Non vorrei che fosse spawnato sotto casa. Si sta facendo notte un'altra volta. Sembra che io non abbia fatto nulla, ma ho fatto veramente tanto oggi. Infatti sono circa 40 minuti di registrazione. Ho fatto tutto quanto il mio trappolozzo e l'ho fatto girare tutto intorno alla casa. Questo perché? Perché così quando arriveranno i mostri io avrò una specie di mob spawner. Cioè, sì, in effetti non sarà un mob spawner, ma quasi. Prossimo step: passare tutto quanto questa zona qua, tutta quanta questa zona qua, col pietrisco, perché voglio una casa rustica. E quindi tutta questa zona qua dovrà essere pietrisco, tranne le pareti esterne, che vedremo come fare. Cercate di capire come fare a fare il vetro, sì, e recuperare le risorse necessarie per costruire in legno, anche perché vorrei un bel casone, oppure no. Oppure possiamo farlo in qualche altro materiale strano. Non lo so. Ad ogni modo, il grano sta andando alla grande. Come vedete già ho parecchio grano. Potrei far accoppiare addirittura altre pecore. Anzi, quasi quasi sì, perché così poi i semi continuano a germogliare. Vediamo un attimo come siamo messi. Vai, andate tutte in calore. Tutte. Oh merda. Vabbè. Mi sono cagato un attimino sotto, ma tanto... Tanto dovrebbe morire, cioè dovrebbe cadere nella mia trappola. Oh merda, no, non cade nella mia trappola. Scusa, questo è abbastanza intelligente. Oh oh, no, chiuditi. Oh. Ah, 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 cadi nella mia trappola, dai. Cadi nella mia trappola. Dai, cadi. So che mi stai guardando, Sei brutto. Perché non cade nella mia trappola, ragazzi? È uno zombie intelligente questo. C'è una nuova specie di zombie. È uno zombie intelligente. Guarda come mi segue. Vieni, vieni. Vieni, tanto cadrai, dai. Niente. Lui sa. Lui sa. Ah! Cazzo! No! Fermi, fermi tutti. Che sta succedendo? Chi mi sta prendendo? Ah, ragno di merda! Ragazzi, il ragno scala le pareti, mi ero dimenticato, mi son cacato sotto. Affanculo. Le ragnatele mi servivano comunque. Oh, raga, porca miseria. Me la son fatta sotto perché stavo mettendo mani all'inventario. Oh, Dio mio, le uova. Se prendo qualche gallina con le uova. Ci siamo pronti per partire. E partiremo stanotte stessa.